Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora oggi sono qui per presentarvi Artica, la nostra nuova collezione invernale. Allora, Artica è una collezione che trae ispirazione dalla natura, una natura forte, gelida, assoluta e incontaminata. Lo sterminato paesaggio artico è sempre presente e fa da scenario a tutti gli altri elementi e quindi Artica è il ghiaccio puro, abbagliante e argentato. È una collezione siderale, ci sono le stelle luminosissime che in quel cielo così rarefatto sembrano vicine, c'è il buio della notte, il buio degli abissi. Ma Artica non è soltanto una collezione del freddo, è anche quella delle luci più tiepide, più morbide e meno abbaglianti. Abbiamo per esempio pensato ad un tramonto rosato tra la neve o alle ultime luci ramate prima della notte. E in questo senso definirei Artica una collezione anche un po' felpata, con queste contaminazioni di luci e l'equilibrio tra buio e luce. E poi c'è l'aurora boreale, che è forse lo spettacolo più sublime che la natura offre, e quindi abbiamo immaginato Artica come questa notte di veglia nell'attesa di ammirare l'aurora boreale e le luci affascinanti del nord, con queste sfumature e forme incantate e magnetiche che nei loro movimenti sembrano quasi seguire l'ispirazione e la fantasia della natura e che trasmettono proprio questa potenza di un universo infinito e che diventano anche un po' metafora della nostra stessa creatività e di come anch'essa possa essere illimitata e infinita. Per la campagna questa volta ci siamo affidati ad un eccezionale fotografo norvegese che si chiama Tommy Richardsen, che con questo bellissimo scatto ha catturato tutto il nostro immaginario alla perfezione. Artica è la nostra collezione più vasta in termini di pezzi, infatti è composta da 8 nuove tonalità di ombretto sia in versione mono che in refill, di cui uno in una texture inedita per Nabla, The Water Dream, poi 4 nuovi Diva Crime, 3 nuovi Creme Shadow e una nuova Liberty 6 in edizione limitata che è questa qua. Quindi direi di passare subito a farvi vedere i prodotti nel dettaglio così vi li racconto uno ad uno. Inizio dagli ombretti e allora tutti gli ombretti di Artica sono super pieni, belli intensi e io inizio con Frozen perché trovo che sia un ombretto proprio rappresentativo di questa collezione. È questo argento puro, chiaro, luminosissimo, proprio un argento ghiaccio e l'effetto è brillantissimo e quasi specchiato quando lo applicate. È super pigmentato, è veramente difficile trovare degli argenti che rimangano tali senza virare al grigio su alcune carnagioni e questo è proprio così, rimarrà sempre argento puro e io vi consiglio di utilizzarlo, di provarlo come punto luce all'interno dell'occhio o su tutta la palpebra bello definito, magari contornato da uno smoky scuro e magari non so di un blu profondo intenso tipo Baltic, che è l'ombretto che vi mostro ora. E questo quindi è Baltic, questo blu navy dalla base profondissima con questo riflesso in superficie color indaco spiccato che lo rende magnetico. Lo trovo eccezionale perché riesce a dare allo sguardo sia profondità che luce allo stesso tempo e poi è un colore che sta veramente bene a chiunque. Lo trovo molto bello sia applicato intenso come smoky ma anche applicato delicatamente su tutta la palpebra per creare questa sfumatura un po' indaco che secondo me è veramente bellissima. Il prossimo è Circle, che è questa tonalità media di malva desaturato, ovvero che ha una punta di grigio all'interno e sapete che adoro queste tonalità particolari di transizione che hanno un proprio stile, un proprio carattere, perché trovo che siano bellissime da utilizzare insieme ad altre tonalità per creare effetti molto particolari e ricercati. Ora passiamo a Desire, che è proprio una di quelle luci tiepide a cui mi riferivo prima ed è questo bellissimo e luminosissimo ombretto color oro rosa che dona allo sguardo questa luce morbida e sensuale. Ho concepito questa tonalità proprio come una interpretazione super contemporanea di quello che potrebbe essere un look romantico. Poi c'è Chattermark, che è questo ombretto particolarissimo che è a metà tra un grigio piombo e un color celeste polvere e ricorda anche un po' il colore delle perle grigie e lo vedo benissimo sia utilizzato come un soft smoky ma anche per tutti i giorni e sta veramente bene su tutti gli occhi dal sottotono caldo, quindi gli occhi marroni, gli occhi color nocciola, color miele, anche per gli occhi molto scuri e anche se non è un marrone o un beige ha una sua identità e trovo che si possa indossare esattamente come una tonalità neutra. Tra l'altro il color carta da zucchero è una tonalità molto di tendenza in questo momento.
Ora una tonalità che adoro, questo è Mellow, è un perfetto colore da tutti i giorni, un delicato duochrome che di base è un tortora beige e in superficie c'è questa patina luminosa molto delicata color oro rosa. È appunto un colore delicato ma all'interno di una texture molto avvolgente, bellissima per creare ombreggiatura sulla palpebra ma luminosità allo stesso tempo in un solo gesto. E è molto sofisticato, perfetto per esempio per le spose ed è bellissimo perché si può accostare con qualsiasi tonalità e con qualsiasi texture. Mi piace per esempio tantissimo creare un contrasto caldo-freddo applicando un mello su tutta la palpebra, sfumandolo nei bordi con una tonalità più fredda come per esempio Chattermark oppure Entropy. Il prossimo è il cuore pulsante di questa collezione ed è Fahrenheit, questo bellissimo color rosso pompeiano, bello incandescente e stupendo da utilizzare per creare delle sfumature misteriose all'interno di uno smokey eyes o per dar vita a dei look belli intensi, strong, anche un po' grunge, particolari. E non bisogna aver paura di utilizzare Fahrenheit perché è una tonalità che stimola la creatività e dà vita a dei contrasti veramente unici. E poi c'è Water Dream, che è questo ombretto top coat trasparente, effetto bagnato, con una leggera base all'interno color nude, e ha una texture veramente molto particolare. Al tatto risulta liscio e morbido ed è facilissimo da applicare. Io lo applico direttamente con le dita, lo prendete così, lo andate a tamponare e l'effetto sarà bagnato, super glamour, un effetto veramente stupendo che io adoro. Si può stratificare su qualsiasi texture, quindi su un ombretto in crema, su un ombretto in polvere, su una matita, su un primer, dove volete, ed essendo trasparente non va a virare minimamente la base su cui si applica, andrà semplicemente a dare questo effetto bagnato. È una texture super sottile e impalpabile e pur essendo luminosissimo si presta perfettamente su qualsiasi palpebra, anche su quelle più mature o su chi ha la palpebra cadente, perché dà giusto questa luminosità e va ad aprire lo sguardo in un modo unico senza appesantire assolutamente. Questa è la palette Liberty 6 Velvet and Glitter in edizione limitata e sembra vellutata nera ma in realtà sotto le luci artificiali si anima di questi micro glitter brillantissimi e al tatto è molto liscia e se si dovesse sporcare vi basta prendere una salviettina inumidita, la passate sopra e torna come nuova. Ora passiamo agli ombretti in crema e vi faccio vedere da vicino gli swatches. Il primo è Aurora, è ispirato all'aurora boreale, quando la luce verde accesa incontra il grigio cupo del cielo notturno, quindi una base più cupa e una superficie più accesa che danno vita ad un intenso verde smeraldo, perfetto per gli smokey eyes o anche come eyeliner. Poi c'è Berkey, e questo secondo me è un must have. È un nude color carne con una delicata satinatura tono su tono che illumina e rinfresca lo sguardo, donando alla palpebra una splendida tridimensionalità quasi vellutata. È facilissimo da utilizzare anche con le dita e senza specchio. E poi Husky. Questo ombretto è qualcosa di indescrivibilmente bello. È un grigio argenteo luminosissimo, tempestato di micro riflessi multicolor che vanno dall'oro al rosa al verde. È un colore davvero unico nel suo genere e sarà sempre diverso a seconda di come viene colpito dalla luce. Da provare assolutamente di sera sotto le luci artificiali. E arriviamo ai rossetti, ho realizzato 4 nuovi Diva Crime in 4 tonalità particolarissime che sono super di tendenza in questo momento e ve le faccio vedere indossate da Marina. Questo è Underground, è un viola blu scuro ed intensissimo, una tonalità strong e audace che cattura immediatamente l'attenzione, un tocco gotico e futuristico allo stesso tempo che vi consiglio di sperimentare abbinandola a svariati look, è pazzesco. Poi c'è Kernel, è un Plummy Brown, un rosso marrone plumbeo, ricorda gli anni 90 e resta perfettamente in linea con i trend attuali. È meraviglioso perché si tratta di una tonalità elegantissima che si presta facilmente a qualsiasi contesto. Poi Rockin' Nude, lo adoro, amo follemente questo colore. Conoscete la mia passione per i rossetti nudi e Rockin' Nude è una tonalità davvero originale e moderna. Un nude neutro di base ma freddo in superficie, con una leggera patinatura grigia che non spegne l'incarnato e che si presta per completare qualsiasi look, soprattutto quando ci si focalizza in modo intenso sullo sguardo. E poi Cosmic Dancer, è uno splendido viola caldo composto da una base rosso mirtillo e da una superficie viola bluastro delicato con una punta di bianco all'interno.
Mixando queste componenti ho dato vita ad una tonalità vibrante e unica di viola che adoro perché davvero dona a tutti gli incarnati grazie alla bassa percentuale di blu all'interno. La particolarità è che risulterà sempre diverso in base al colore delle labbra di chi lo indossa. E quindi ragazzi, Artica è disponibile da questo momento sul sito nablacosmetics.com, dove come sempre potete trovare tutte le descrizioni e gli swatches colore per colore. E fateci sapere che cosa ne pensate di questa nuova collezione invernale, e se realizzate qualsiasi look con questi prodotti mi raccomando taggateci sia su Instagram che su Facebook. E quindi ragazzi, io vi do un grosso bacio, spero che Artica vi piaccia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!